oggi questo sit-in, a supporto di questo sit-in per riaffermare il principio all'autodeterminazione, alla libertà di scelta nella cura. Siamo qua a supporto, diciamo, di quello che è lo slogan del diritto alla vita indipendente e il diritto di scelta per tutte le persone con disabilità, non solo le persone con disabilità gravissime, ma anche le persone con disabilità grave. E questo decreto, il 589 del 31 agosto 2018, opera proprio una spaccatura che sinceramente non era assolutamente opportuna, tra l'altro, a mio modo di vedere, peraltro illegittimo rispetto, diciamo, alla legge regionale, ma anche alle linee guida, diciamo, nazionali, che non dicono da nessuna parte, diciamo, che deve esistere una differenziazione tra persone nell'ambito del diritto di scelta. Noi disabili abbiamo il diritto di vivere la vita a pieno, esattamente come fa un normodotato, perché noi comunque, a differenza di loro, non abbiamo assolutissimamente niente. Io mi accorgo che comunque giorno dopo giorno quello che sovrana di più maggiormente sono la cattiveria e l'insensibilità delle persone, le persone che ti dicono che ti aiutano e poi il giorno dopo ti abbandonano. Una molteplicità di criticità che certamente non si risolvono dall'oggi al domani, ma che vanno affrontate. Assolutamente, qui insieme a Giusy, ma insieme a tanti altri amici che rivendicano un diritto, che è il diritto alla libertà, di scegliere, di esprimere una propria anche discrezionalità nelle scelte, di scegliere dove vivere, ma soprattutto di scegliere con chi vivere nei momenti dell'assistenza, la libertà di aver diritto ad alcune tutele a partire ad esempio dal sistema dei trasporti, ma la libertà anche di accesso a questa disponibilità, visto che ci sono tanti amici che ad esempio non hanno avuto la possibilità di rientrarvi perché non appartenevano alla categoria dei gravissimi. Dispiace tantissimo che se non verranno ricevuti, chi giustamente oggi aspettava questo invito è una cosa negativa, perché non vogliono ascoltare quali sono veramente i problemi seri delle famiglie che o assistiamo o sono i propri disabili. Questo ricevimento oggi ci doveva essere. Vuol dire che hanno impegni più importanti di quelli che sono i problemi nostri dei disabili, dei nostri figli, dei nostri familiari. Noi chiediamo la libera scelta, perché è giusto che i nostri disabili abbiano, noi genitori, perché sono un genitore, abbiamo la libera scelta di scegliere chi è che deve assistere il nostro figlio, perché i nostri ragazzi già sono con le loro complicanze nel gestirli noi genitori stessi, per cui è giusto che noi gli rendiamo la vita più facile e devono essere soprattutto con amore assistiti. Siamo tutti familiari con a carico figli o parenti col disagio mentale. Ebbene, io sono qua oggi a manifestare con loro perché la salute mentale è la Cenerentola della sanità. Noi non siamo tenuti in considerazione neanche nei decreti. Cosa vuoi dire alla politica di oggi? Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare di più.